Allora, ragazzi, volevo innanzitutto ringraziare per i miei nuovissimi iscritti. Nel giro di un'altra settimana da 42 sono passata altri 2 in più iscritti, quindi 44 iscritti e 150 video. Vorrei appunto festeggiare facendo questo video, appunto parlando e facendo una breve parodia di Rocky Balboa, che è una delle mie saghe preferite, uno del mio idolo, insomma, preferito in assoluto. Quindi vorrei ringraziarvi per questi nuovi iscritti e questo nuovo video, appunto, per i miei 150 video caricati. Chi lo vuole? Adriana! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Loletta Fight. L'hai visto prima dalla mia breve stupida parodia che ho fatto prima ed è qui. Guardoni, vi parlerò della mia saga preferita in assoluta, ovviamente, dopo Ritorno al Futuro, ma ne parleremo, Rocky Balboa. La saga di Rocky Balboa, dal primo al sesto film, vi parlerò di tutti quanti, ovviamente in linea generale, perché sennò non mi basta un video. Tutti i film sono stati interpretati e diretti e scritti proprio da Sylvester Stallone, il mio grande idolo. Allora, chi è Rocky? Rocky è un semplice e modesto ragazzo, come lo chiamo io, Shoshones, o buono però, che cerca in tutti i modi di fare soldi attraverso, diciamo, una specie di un altro Shoshones, diciamo un saurdone, per tipo estrattore delle tasse. Lui ammazza a coppa le persone e prende i soldi rimasti che deve consegnargli al suo capo. Ma lui lo fa in maniera molto molto gentile, molto educata, mettendosi i suoi occhiali da vista, scrivendo nell'agenda. Insomma, è un ragazzo a posto, è un bravo ragazzo, soltanto che si trova in quel quartiere molto malfamato dove lui abita, appunto a Filadelfia, ed è un posto che lui non dimenticherà mai. Rocky Balboa, all'inizio, quando ero più piccolo, lo vedevo quasi noioso perché non riuscivo bene a capire la trama e tutti i suoi significati molto intensi. L'ho capito ovviamente crescendo dopo. Io ho cominciato all'età di 20 anni a guardarlo, esattamente un 3 anni fa più o meno, a guardarmi tutti quanti, dal primo al sesto. Allora, i primi due sono sempre, diciamo, sulla crescita di Rocky. Nel primo film a 30 anni, nell'ultimo, beh, tipo a 50 anni, tipo, e passa nel sesto, e gli muore anche Adriana. Adriana è la sua grande donna, il suo amore, il suo unico vero amore. E suo fratello è questa specie di. Il suo fratello è, cioè, ha un po' questo aspetto di antagonista, quasi di cattivo, di amico e di nemico allo stesso tempo, un po' pazzo. Ed è il fratello appunto di Adriana. Nei primi due lui non fa altro che non lo cagava nessuno, in pratica. Il primo diventa famoso tramite un incontro di pugilato, titolo gratuito di beneficenza, con Apollo Creed, che è un grande campione ovviamente dell'epoca. Nel primo finisce con una parità, col pareggio. Secondo film si ricomincia e c'è una specie di rivincita invece di nuovo, e alla fine vince Rocky nel secondo. Nel terzo film lui combatte contro, e già ha i soldi, già ha la bella villa, già è sposato con Adriana e aspetta anche un figlio poi in seguito nel terzo. Dopodiché lui, nel terzo film, deve battere un certo tizio con la cresta e di colore, che era prima più o meno come lui, quindi disagiato, che abita in periferia nella parte vecchia e malfamata di Filadelfia, senza nessun soldo. Alla fine ovviamente vince Rocky. Nel quarto, contro Ivan Drago, si ritrova in Russia a combattere contro questo tizio, in realtà soldato, molto alto, e con una certa Brigitte Nielsen, che in pratica è la moglie di questo Ivan Drago, ma in realtà, come tutti ben sappiamo, è la prima moglie di Rocky Balboa, in realtà, di Sylvester Stallone. Lei fa tutta la tizia, tipo come se fosse americana, ma in realtà è italiana, con origini ovviamente americane. Andiamo avanti. Nel quinto lui è abbastanza affermato, quasi quasi sta andando in pensione, e rincontra un ragazzo, pure molto shoshone, però cattivo,
in fondo è molto cattivo, disagiato, che lo aiuta a diventare qualcuno. Infine nel sesto, che tutti dicono, oh, ma il sesto fa schifo, schifo. Sesto, che poi è Loki solo e basta, senza primo né secondo. Allora, il sesto, se voi non avete visto tutta la saga, quindi prima e tutti i cinque film, il sesto, tra virgolette, non lo potete capire. Perché è una specie di remake, tra virgolette, di tutta una serie di passati di Loki. È tutto basato sulla nostalgia. Sulla nostalgia di Rocky Balboa, del suo quartiere, della sua Adriana, di tutto quello che lui ha passato, della sua palestra, dove lui si è allenato con, appunto, con il suo allenatore, che è abbastanza vecchio. Nel primo film addirittura dice che ha 76 anni, perciò, e muore infatti alla fine del terzo. Rocky, perché vi consiglio Rocky? Come film, come idolo, come saga, come tutto. Ve lo consiglio perché Rocky Balboa a me mi ha aiutato personalmente nei momenti difficili della mia vita, e lo fa tuttora. Quando sono triste o leggo o vedo film, quelli che mi hanno ispirato maggiormente, quelli che comunque si può medesimare comunque Rocky, esso maschio sia maschio o femmina. Perché Rocky è un classico ragazzo buonaccione, buono, bravo, educato, gentile, giusto, per i veri valori della vita, semplice. Lui vive la sua vita in maniera semplice, senza nessuna aspettativa. Tutti i suoi nemici, non li reputa nemici perché in realtà secondo lui sono i suoi amici, e vede sempre il buono nelle persone. Infatti, per esempio, nel quinto lui vede quel ragazzo, Tommy se non sbaglio, poteva essere un po' come lui e invece non lo era. Poi anche lui ha un figlio, cresce, tutto, quindi il sesto, tra virgolette, film, che in realtà si mette solo Rocky e basta, è più una cosa anche tra padre e figlio, cioè questo scontro tra Rocky e suo figlio, perché lui è il figlio di Rocky e nessuno lo vedrà mai per lui in realtà com'è, ma soltanto lo cagano perché è il figlio di Rocky, e lui questa cosa gli dà fastidio, ma alla fine ci sono delle frasi, dei leitmotiv principali, come per esempio non fa male, non fa male, continua, oppure nella vita l'importante non è come tu, diciamo, se tu cadi, ma l'importante è che tu ti rialzi, come reagisci ai colpi, così sei un vincente. Questo, quindi il fatto di andare sempre avanti, di non arrendersi mai, di colpire sempre. Rocky alla fine è un po' come Spider-Man, nel senso che lui prendeva i colpi. Cioè, se voi fate caso come combatte lui, ovviamente nel film, che poi quei muscoli ovviamente sono veri. Quindi, come lui combatte tutto, lui in pratica incassa i colpi. Cioè, lui incassa i colpi in faccia tutto il tempo, ma alla fine gli dà gli dà un pugno col sinistro, perché lui è un mancino. E con i mancini, si sa, non ci vuole combattere nessuno. Perché, come mai fai nel primo film? Come mai tu fai questo? Beh, mio padre era un po' scemo, non era molto intelligente, diceva, Rocky, tu non hai un buon cervello, cerca di usare il tuo corpo. Che? E lui, perché non so né cantare né ballare. E poi questa è una faccia di cui ti puoi fidare. Ti puoi fidare? Dai, vieni. Ti faccio vedere i miei due animaletti, Tarta e Ruga. Sì, i miei due animaletti. Insomma, attenzione, dico che io per favore credo che spegnerete il mio video. Comunque sì, quindi il succo è questo. Non arrendetevi mai, ragazzi, lottate sempre per quello che voi volete, credete e sperate, perché tutto si può avverare. E concludo con una massima. Nella vita, niente e ogni cosa è possibile. E se posso lasciarvi con una massima, ecco qual è. Nella vita, niente e ogni cosa è possibile.